Entra nel vivo la campagna elettorale in vista delle elezioni amministrative in programma i prossimi 14 e 15 maggio e che porterà al voto anche i cittadini teramani. Gli aventi diritto del comune capoluogo di provincia dovranno scegliere tra tre candidati alla carica di sindaco. Il sindaco uscente Gianguido D'Alberto per il centro-sinistra appoggiato da 7 liste. La necessità di proseguire in continuità il percorso di crescita che la città ha avviato 5 anni fa. 240 milioni di euro di investimenti, tanti cantieri partiti, una riqualificazione della città con la sua vocazione culturale, recupero degli spazi, il Castello della Monica, il cantiere del Teatro Romano, il cantiere del Mercato Coperto, il Teatro Comunale, una crescita che ha riguardato la città e ha riguardato tutto il territorio della comunità teramana, comprese le frazioni su cui si è investito tantissimo con cantieri aperti di valorizzazione dei nostri borghi, una città che è stata risanata e proiettata verso il futuro, una continuità che porteremo avanti perché Teramo ora può continuare a crescere. Per il centrodestra troviamo Carlo Antonetti appoggiato da 5 liste. Un modo di politica che vede parlare un linguaggio semplice, non delle promesse, ma della risoluzione dei problemi innanzitutto ordinari, perché purtroppo nella nostra città ci dobbiamo interessare di piccole cose, che sono grandi cose e che sono state tralasciate completamente dall'amministrazione uscente, e vedere anche una visione ovviamente di città in modo strategico, in modo complessivo, puntando molto sull'identità dei cittadini, sull'organizzazione della macchina amministrativa e sulla professionalità della progettazione e di quello che vuole essere il futuro della nostra città, che deve essere diverso, deve essere a colori, con entusiasmo e con orgoglio di essere teramani. E infine Maria Cristina Marroni, coordinatrice provinciale di Italia Viva, appoggiata da 3 liste civiche. Sicuramente fra i primi temi l'ospedale, il nuovo ospedale a Teramo e la sicurezza degli istituti scolastici, tema che è stato assolutamente carente negli ultimi 5 anni. E poi anche un pensiero per le fasce più deboli, come la creazione di un refettorio sociale, l'housing sociale, quindi pensare all'esigenza abitativa, questi sono i temi sicuramente prioritari. Il confronto televisivo svoltosi presso la redazione di Teramo, condotto dal direttore Carmine Perantuono e coadiuvato dal giornalista del quotidiano Il Centro, Gennaro Della Monica, sarà trasmesso questa sera alle ore 22:30 su Rete 8.